Aquila pelata chiama sulle punte, basso. Aquila pelata chiama sulle punte, basso. Sulle punte, rispondi, mi senti? Qui sulle punte, basso. Hai ricevuto il mio pacco souvenir, basso? Pacco ricevuto, basso. Sta nevicando adesso, papà? Non saprei, figliolo, perché sono a Marrakesh. Oh oh. Questa è la volta buona, socio. Un sogno che si avvera. Il nemico ci ascolta, basso. Baciala per me. Qui mamma Aquila, passo e chiudo. A dormire subito. Indovina dove sono adesso, socio? In Romania! La nuova Guinea fa sembrare la vecchia Guinea vecchia. Aquila pelata chiama sulle punte, basso. Aquila pelata chiama sulle punte, basso. Adesso ci arrivo. Vero? Da quanto sono partito? 2 mesi e 17 giorni. Beh, sta tranquillo. Nelle Samoa troverò quello che cerco e sarò ricordato per questo. Sì, assolutamente. Sulle punte ad Aquila pelata. Passo. Mi senti? Ci sei? Ciao, socio. Sto per fare una grande scoperta qui. Ma non tornerò a casa in tempo per il tuo compleanno. Mi dispiace molto, però occasioni come questa capitano di rado, figliolo. Occasioni come questa capitano di rado, Franklin. Sto per catturare una specie rara in questa spedizione. Massima edificabilità. Un valore inestimabile. Un edificio che farà storia. Non ringraziarmi, fammi fare una statua. Buongiorno, Pippi. Signor Popper? Contratto. Amo l'odore del toner la mattina. È il progetto pertinente. Siamo puntuali e il padrone della proprietà è presente. Concludiamo. Il signor Popper per il signor Grammins. E lei è? Pippi Peponopolis, assistente personale del signor Popper. Gli preparo i progetti e gli procuro i periodici. Senza sapere di farlo. Prego. Niente. Potete entrare. Signor Popper, mi dispiace di averle rubato del tempo, ma ho cambiato idea. Non vendo più. Capisco. Ripensarci è valido quanto pensarci, solo che si fa dopo. Vede, questo palazzo è la mia ultima proprietà. E se vendo... Sarà libero. E la cosa la spaventa. Certo. Ho capito. Ha fatto un po' di vela quest'anno? E chi ha il tempo? Già, mio padre ha fatto il giro del mondo in solitario. Ah, già. Uomo fortunato. Sì, una cosa alla Hemingway, lui e il mare. So, è sempre stato il mio sogno. Raccontava certe storie, come la tempesta al largo del Corno d'Africa. Il Corno d'Africa? Ah, sì. Il mare era calmo, la navigazione tranquilla, quando tutto a un tratto... Wow! Onde alte 6 metri che martellavano la prua. Papà era un lupo di mare, ma non aveva mai visto onde così. Venti di bufera, usciti dritti dalle narici del diavolo, sballottavano la barca come una paperella di gomma. Gli spruzzi sul viso sembravano migliaia di aghi. E a un tratto il vento gli ha strappato la randa dall'albero maestro. Era condannato. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Sì. Ha girato il timone, ha issato il fiocco, l'ha assicurato con una gassa. E quando ha superato la tempesta, oh mio Dio! Oh mio Dio! Che c'è? Non può essere, eppure è vero. Che cos'è? Una balenottera azzurra. Un gigante gentile, la creatura più maestosa della Terra. È così bella. La vede? La pelle scintillante al sole. Un arcobaleno. Tra gli spruzzi del suo possente soffio. Vedrà, ci andrà anche lei, un giorno. Aspetti. Così si fa, Popper. Ehi, è il mio mestiere. Signori, qual è il futuro della Franklin, Reeder e Yates? Un lungo lento declino, diventare più vecchi e deboli fino a emanare quello strano odore e guidare con la freccia a sinistra che lampeggia? Franklin? Oppure rinascere con vitalità, vigore e viagratalità?
Affrontiamo il futuro a testa alta. Sexy! Andiamo, ragazzi, è ora di impegnarsi, di fare sul serio. E come dice Beyoncé, metti l'anello al dito. Beyoncé è una cantante, Franklin. È una cantante, si chiama Beyoncé. Ma mi sente? Immaginavo che saremmo arrivati a questo punto. Abbiamo visto la targa di marmo nel tuo ufficio. Ups. Popper, non c'è nessuno più qualificato di te per sedersi al nostro tavolo. Non sederti ancora. Ok. C'è un'altra preda che vorremmo ci portassi. Il nome, ragazzi? Il Plaza Hotel? L'Empire State Building? Il Pentagono? Il Tavern on the Green. Il Tavern on the Green. Che ti prende, Popper? Niente. È solo un locale mal ridotto. È l'unica proprietà privata in tutto Central Park. Possiamo costruirci sopra quello che vogliamo. Intendete cancellarlo dalla faccia della terra? E ricostruire? Come se non fosse mai esistito? Esatto. Ma prima devi convincere Selma Van Gundy. Ha ricevuto migliaia di offerte, le ha rifiutate tutte. Hai un'unica occasione. Pensi di poter concludere? Mi scusi, ci conosciamo? Sono Tom Popper. Chiudo contratti come questo mentre dormo. Pronto? Ciao Amanda, sto arrivando. Puoi farmi trovare i bambini, pronti? Sì. L'ultima volta ci è voluto un po'. Tieni il motore acceso. Va bene, signor Popper. Thomas! Distinti saluti. Distinti saluti, Rick. E benvenuto sul nostro pianeta. Ultimamente usiamo dirci ciao o un semplice come va? Come stai? Sto meglio adesso, grazie. No, sul serio, Thomas, come stai? Sul serio, sto bene. Sposta lo sguardo. Ok, comincio io. Ehi, Popper! Mi sono allenato a sparare cannonate! Vediamo che sai fare, campione. Andiamo! Bella parata! Ciao, Popper. Distinti saluti. Hai salutato Rick? Sì, sì, mi ha abbracciato 3 volte. Mi sentivo una sequoia a rischio. Su, siamo usciti insieme solo un paio di volte. Tientelo stretto. Non c'è niente di male in un uomo che ricicla. Io riciclo. Trasformo vecchi palazzi in edifici nuovi e scintillanti. Ti ho mai detto che è anche incredibilmente bello? Davvero? Mm-hmm. Bene, è ancora buon gusto. Ed è anche premuroso e disponibile. Dov'è tua sorella? Ha dei problemi. Sai, Cooper Keegan. Cooper Keegan. L'amore della sua vita. Oh. Ciao! Ehi, guarda chi c'è! Chi vuole passare un bel weekend con papà? Ha detto che non vuole venire con te questo weekend. Magari dovresti parlarle. Sì, assolutamente. Che stiamo guardando? 43 kg di esplosivo C4 con detonatore ultrasensibile. Attento a tagliare il filo giusto, se no... Bam-bam. Sei come un esperto artificiere, Popper. Ne vuoi parlare? Su, dai. Che fai se ti piace uno a cui non piaci tu? Janie, tu sei una donna forte, sei una ragazza indipendente. Non ti serve un uomo, davvero. Guarda Martha Stewart. È ricca e dorme con i suoi cani. Tu sei fuori di testa. Come ho fatto a pensare di poter parlare con te? Janie! Ecco perché non ci voglio andare! Ha tagliato tutti e due i fili. Dai, è il nostro weekend. Ci divertiremo. Bella chiacchierata. Molto bella. Signor Popper, sono Bibi. Ho parlato con la proprietaria del tavern e l'ho persuasa a ponderare la sua proposta. Bene, non ho i figli nel weekend, perciò fissa un appuntamento con la Van Gundy e chiamami. Niente bambini questo weekend, signor Popper? No, Daryl, non gli piaccio in questo periodo. Piace a me, signore. Lavori già per la mancia natalizia, eh? Non è mai troppo presto. Sì, assolutamente. Buona giornata, signor Popper. Tommy, sono Reginald. Chiamami. Si tratta di tuo padre. E dov'era Reginald? Nell'Antartico. Vendeva ghiaccio agli eschimesi?
Loro vivono nell'Artico. È uguale. Tuo padre ti voleva bene, Tommy. Ah, buona sapersi. Me lo leggi? Ultime volontà e testamento di Thomas Popper Senior. Agli amici della società geografica lascio le mie registrazioni di Cetra Slovena, la yurta sul lago Taoe e la yurta Uzbeka insieme al resto dei miei beni terreni. Al mio piccolo Tommy ho spedito un souvenir. Mi spiace di non averglielo potuto dare di persona. Aquila pelata. Passo e chiudo. È lunedì. Grazie a Dio. Ah, il mio souvenir. È troppo grande per una palla di vetro con la neve. Troppo piccolo per una yurta. Oh, oh, guarda! Un pinguino impagliato. Per l'uomo che ha tutto. Grazie, papà. Sergeant Pepper? Sì, lo so, sono in ritardo. La Van Gundy è già al tavern? Sì, sì, lo so che è una donna importante. Ok? Trattienila, arrivo fra 15 minuti. Ma non lo so, dille che sono stato punto da un porcospino o pestato da un'ape. Per cosa ti pago? Se no... Ti richiamo dopo. È vivo. Il pinguino. Mi ha mandato un pinguino vivo. Ah. Ciao, pinguino vivo. Appena torno a casa, anche tu torni a casa. La vedi questa? Made in Italy. Non va beccata. Asciugamani frette, vietati ai pinguini. Quanto al resto, non toccare niente. Pippi, aspetta. Arrivo subito! Non c'è tempo per soffrire. Signor Popper, la puntualità è una priorità per questa persona in particolare. Non ti agitare, Pip. Con una grattatina dietro le orecchie, la vecchia signora dopo un po' sarà acciambellata sulle mie ginocchia a fare le fusa come una gattina. E dietro di me? Signora Van Gundy, piacere di conoscerla, Tom Popper. Signor Popper. Le posso concedere solo 10 minuti, è molto in ritardo. Non serve altro. Le presento Tito e Freddy, il personale di cucina. Ciao. E Klaus, il nostro tuttofare. E lui il nostro chef. Arnold, la sua cucina è sempre alla moda. Le piace il pasticcio di rognoni? Vuole scherzare? Lo adoro. Ah. Infatti sono un donatore. Ho riempito il modulo. No, non l'ho mai assaggiato, ma vorrei tanto provarlo. Sediamoci. Bene, ragazzi, torniamo al lavoro. Chissà se possiamo sederci più al centro della sala. Vorrei avere il giusto senso dello spazio. Lei ha un nome molto insolito, signor Popper, e io non dimentico mai i nomi.
Questo ristorante appartiene alla mia famiglia da 3 generazioni. Oh, wow. La mia nonna ha portato il Coq et Vin a Winston Churchill e mio padre ha versato lo champagne a Fred Astaire. Mia madre ha fatto un panino per Karim Abdul-Jabbar una volta. Diceva che era un tipo davvero terra-terra, che fa ridere, considerato quanto è alto. Lei è furbino, ma non posso vendere questo posto a chiunque, perché considero anche lo staff parte della famiglia. Niente è più importante della famiglia per me, niente. È sposato? Non attualmente. Oh, ha figli? 2, e trascorriamo dei magici weekend ogni 15 giorni. Mi dica di suo padre. Mio padre? Che posso dirle? Un padre è un padre e lui non era diverso. Eravate uniti? Sì, eravamo parenti. Però, signora Van Gandhi, adesso vorrei parlare di lei e della sua vita dopo tutto questo. Provi a immaginare di chiamarsi, diciamo, Lucy e di passeggiare in un cielo. Lucy nel cielo coi diamanti. Io non mi drogo, signor Popper. Voglio dirle una cosa. Potrei vendere questo posto a uno dei tanti piazzisti ciarlatani dalla lingua lunga come lei. Beh. Ma non venderò a nessuno finché non saprò quanto vale quella persona. Parla del mio reddito? Sì, sei così che lo interpreta. Questo la dice lunga. Il suo tempo è scaduto, signor Popper. Il tavern per ora non è in vendita. Dovevo citare un'altra canzone. Agardei! Oh, bene. Lei mi ha mandato un pacco. Mi chiamo Popper. Popper? Tu bimbo capitano Popper? Capitano? Sì. Sono il bimbo del capitano. Popper, mio padre, che a quanto pare è il suo capitano, mi ha fatto spedire un pinguino. Tu piace pinguino? È buono, sì. No, è cattivo. Il suo capitano era pazzo. Tanto pazzo, io amo. Sì, mi fa piacere che abbia un amore. Ma senta, devo mandare indietro questo pinguino. Come? Pronto? Pronto? Devo mandare il pinguino indietro. Mandare pinguino? Sì, mandare pinguino. Gliel'ho detto 5 volte. Devo mandare pinguino. 5 volte, mandare pinguino. Ok. Ok. Oh, e la cassa si è rotta. Può mandarmi un'altra cassa così posso rispedirle questo coso? Pronto? Pronto. Che cosa devo fare con te? Tu sei finito! No! No! Agardei! Pronto? Scusa, non può rispondere telefonata. Chiusi tutto mese per festival di ghiaccio. Lascia messaggio. Protezione animali, mi ha chiamato per un uccello. Sono molto felice di vederla. Oh, ecco il nostro amico. Ma è... Lo prenda pure, è docile. È un pinguino, devo controllare sul manuale. Sul manuale non c'è. Diciamo che è un piccione. Un piccione pingue. Non posso toccarlo, è violazione del contratto sindacale. Provi caccia e pesca. No, si deve rivolgere a fauna marina. Spiacente, signore, provi l'ufficio di igiene di New York. Già. Io prendo solo quelli morti. Ricette a base di pinguino, pizza pazza, polpette piccanti.
qua. Ok. Fina, sparisci. Mamma, va a dondolare per strada. Il polo sud è di là. Esci dal palazzo, vai a destra. E sempre dritto. D'accordo. Ti serve un aiutino. È chiaro? Guarda qui! Ecco fatto! Sì! Bye bye, baby. Ehi, signor Popper? Sì? Ho recuperato il suo pinguino. Che? Ma di che parli? Quel pinguino non è mio. Ma davvero? Perché dovrei avere un pinguino? Potrebbe essere chiunque. Oh, certo. Passami quell'essere. I condomini devono averle dato un permesso perché è proibito tenere animali. È molto carino da parte loro. Ti bastano per non vedere il pinguino? No, lo vedo ancora. Oh, comincia ad appannarsi. Se socchiudessi gli occhi sembrerebbe un cucciolo. E così? Lei, signor Popper? Non vedo più niente. Sì, Pippi. Signor Popper? Non vengo in ufficio neanche oggi. Oh, tu qua? Ho la casa infestata. Infestata da cosa in particolare? Da un pinguino. Un pinguino? Sì, comincia con la P, dovresti avere dimestichezza. Salve, Popper. Kent! È un animale quello che sento, Popper? Un animale? No. Come? Certo che no. Ok. Comunque non posso dire di biasimarla. Se avessi i suoi 300 metri quadrati di casa, vorrei anch'io qualcuno con cui dividerli. Ma non è un animale, Kent. Ho la televisione accesa. Rimedio subito. Digital surround. È come se di là ci fosse un animale vero che spacca tutto. È pazzesco. Ciao, Kent. L'aquila reale è il più grande uccello predatore dell'America settentrionale. Con un'apertura alare che può superare i 2 metri, questi rapaci sono estremamente agili e velocissimi. Fedeli per la vita, il maschio e la femmina, una volta formata la coppia, rimangono stanziali per diversi anni. Ti piace, eh? La durata della vita di un'aquila reale... Peccato. Stavo scrivendo il suo commento sull'articolo dell'Economist riguardante quelle cifre. E ovviamente il numero di posti di lavoro di venerdì non era un numero... Questo non è carino. Abbiamo non sei carino? Da 3 mesi che ci troverà la gente in voi? Calo, ma la tendenza è in miglioramento. Sì, ora ragioniamo. Ghiacciolo in frac. È arrivata la limousine. Qualcuno va a fare un viaggetto oggi? Un viaggetto a casa, no? Allora, pinguino, niente lunghi a te, ci siamo. Ehi, vieni qui, preso. Game over. E hai perso. Adesso ti chiudo dentro. Ma dove vai, eh? La festa di mio figlio è fra 10 minuti, ok? Sì, bravo. Stabilisco io le regole, perché sono la mente. Aspetta. Ma com'è? Ma che... Come sei arrivato lassù? Avete le gambe lunghe 10 centimetri. Oddio, ovviamente c'è stato un difetto di comunicazione. Allora, chi ha fame? Andiamo, ratti delle neri.
Ciao! Credevo non arrivaste più, che bello! Siete pronti a festeggiare il compleanno con una gran fiesta? Non vediamo l'ora! Ma c'è solo una cosa, non è ancora tutto pronto. Allora, vi dispiace restare fuori per un po' mentre preparo il regalo per Billy? Traduzione, l'ho dimenticato come al solito, ora chiamo Pippi e ci pensa lei. Jane. Non è vero, pessima traduzione. Il regalo ce l'ho, ed è qui in casa. Sì, un pinguino! No! Billy, a dire il vero, io... È stupendo! Appunto. Aspetta, hai regalato a Billy un pinguino vero? Sei pinguini! Evviva! È il più bel compleanno di tutti! Sei bravo a contare, Billy. Hanno dei nomi? Sì, certo. Ecco, qui c'è... Capitano! Capitan Popper! E poi c'è... Urlac! Ehi! E poi c'è mordicchia. Puzzoso. Oh, è un amore. Infatti lui è amoroso. Sì. Enchanté. E quello è Tontino. Facciamo un fortino. Un fortino forte. No. Ah, Billy, i cuscini sono ottimi per costruire un fortino. Sì, sì. Devo ammetterlo. Hai ufficialmente elevato il concetto di regalo di compleanno a un livello tutto nuovo. Lo so. Ma come hai fatto a trovarli? C'è una specie di, non so, noleggio pinguini per compleanni? No, veramente Tom Senior. Tuo padre? Sì. Lo hai visto? Come sta? Oh, è trapassato. Cioè è morto? Sì, è partito per l'ultimo viaggio. Dio, mi dispiace tanto. E tu stai bene? Sì, sto bene. Stai bene? Bene, è una favola. E mi ha lasciato loro. Ehi, dove andate? Venite qua! Adesso mi prendo! Ehi! Sei bellissima. E hai portato anche... Devo mettere la torta nel... Guardate! Oh mio Dio! Ah, che carini! Stanno facendo il nido! Finalmente hai qualcosa nel frigo. Sì. Thomas Popper? Ned Jones, zoo di New York. Sezione uccelli netti al volo. Ha chiamato la sua assistente, quella che dice tutte parole con la P. Sono qui per i pinguini. Ah, però, non mi aveva detto che erano pigoscelidi. Quanti ne ha? 5. 6. 6? Oh, sì. Ancora meglio. Che succede? No, niente, ci penso io. Ehi, fetta di torta prenotata. Giù c'è la mia squadra e un furgone equipaggiato per il trasporto. Sì, stragrazie, però, sa, non può prendere i pinguini adesso. Come dice, scusi? Mi creda, glieli darei volentieri. Ma è la festa di mio figlio e lui è pazzo di loro. Sa come sono i ragazzi? No, non lo so. So come sono i pinguini. Amano ghiaccio, neve e pesci. Li metta in un appartamento e gli verrà la pipita al becco e la scabbia alle ali prima che spegnate le candeline. La scabbia alle ali? Non è bella. Quelle bestie devono stare allo zoo. Sì, ho capito. Mi lasci fare le cose con diplomazia. Signor Popper, non rimandi l'inevitabile. Mi dia i pinguini. Sì, assolutamente. Sono suoi. Ma non adesso. La richiamo io. Sì. Ok? Presto. Ehi, sono io. Ne ho trovati 6. E sono pigoscelidi. Non ancora, ma li avrò. Che significa? Che voleva dire quell'uomo con sono qui per i pinguini? Oh, quell'uomo è venuto per fargli il bagno. È il bagnino. Vuoi anche tu che faccia nel bagno, no? Gli ho detto di tornare più tardi, perché ora stiamo facendo una festa! Sono miei, vero? Li posso tenere? Stai scherzando? Che razza di domanda è? Se fossi in te, Billy, io glielo farei promettere. Me lo prometti, Popper? Sì! Di le parole. Non li vorrai deludere, spero. Quando mai ho deluso qualcuno? Al nostro anniversario, per esempio. Te lo prometto. Possiamo tornare domani sera? Davvero? Per favore! Certo! E tu che ne dici, Janie? Forse non sarebbe male. Che ne pensi di questa festa? Libera per una sera? Credo che sopravviverò. Grazie, papà. Ci vediamo domani. Bel compleanno. Già.
I miei figli vogliono stare con me. E chi se ne frega? Giusto. Buona serata. L'uomo ama i rumori della natura. Lo aiutano a dormire. Sono bellissimi. Sono naturali. Scusate! Scusate! Ehi! Così. Bene. Adesso zitti e andate a dormire. O vi faccio starnazzare io. Via, fuori dai piedi, sparpagliatevi, sul serio. Sono abituato a vivere solo. No? Costa tanto. Oh! Ah! Ehi! Quello è il mio telecomando. Fuori dalle palme. Ah! Ti piace, eh? Fa ridere, vero? Somiglia a un pinguino. Bene. Va in onda per tutto il giorno. E sarà un evento mondano? Decisamente. Popper, che fine hai fatto? Ehi, ragazzi! Sappiamo che la Van Gundy ti ha detto un no chiaro e tondo. Giovanotti, state calmi, la vita è troppo breve. Specialmente per Franklin. Credevamo di poter contare su di te. Ehi, la bisbetica domata non è un atto unico. La Van Gundy è presidente di diverse fondazioni. Una di queste organizza una festa di beneficenza al Guggenheim sabato. E il signor Popper sarà presente. Ho capito tutto. Lei cerca una persona che abbia integrità e carattere. Uno alla James Stewart. E per la miseria io sarò proprio come lui. Userò la mia voce però. Anche se lo faccio uguale. Ammettetelo! Noi ci aspettiamo risultati, Popper. E finché non li avremo, il tuo nome non comparirà sulla lapide marmorea. Un uomo della sua età non dovrebbe parlare di lapidi. Ci penso io. Pinguini, Pippi, dimmi tutto. Per il suo problema ho prelevato la pagina pertinente di Wikipedia. I pinguini pigoscelidi possono periodicamente improntarsi su una persona in particolare, come se fosse un pinguino. Una volta improntati, rimangono in prossimità del loro parente putativo. C'è davvero scritto così? Ho parafrasato. Sì, sono già improntati. Grande capacità orientativa. Si ritrovano anche ad enormi distanze. Per tenerli in fila... Prossimo paragrafo. Sono più docili se tenuti a basse temperature. Fa abbastanza freddo? Mi fa piacere che stiate bene. Ai! Ehi! Questo è un dito e questo è un pesce. Impara la differenza. Ciao, ragazzi! Carino, eh? Un po' d'aria fresca. Non è male se ti muovi sempre. Capitano, mordicchio, puzzoso! I pinguini hanno bisogno di freddo, se no gli viene la scabbia alle ali. Papà, ti senti bene? Sì, ma è stato meglio. Portiamo i pinguini al parco. Billy, no. E se scappano? Ah, forse si sentono un po' prigionieri qui. Guardate quanto spazio! Fa venire voglia di sparpagliarsi ed esplorare, di perdersi per un po'. Invidia del volo? Davvero? Esilarante! Mi dispiace dirtelo, capitano, ma quelle sono pinne. Secondo me sei più pesce che carne. Ehi, papà, attento! Oh, so come va a finire. Va bene, vediamo che sai fare. Billy! Andiamo, Jenny! Su, facciamo una partita! Grazie, ma no, grazie. Oh, dai! Arriva! Popper, passa, papà, Popper. Prova a fare una rabona. Passa, ritorna, passa! Piccolo Popper! Oh, Tontino lo intercetta! Passa Urlacchia che dribbla! Ah, flatulenza scorretta! Potrebbe esserci un cartellino giallo! Amoroso controlla, passa di becco a Billy, che buca la difesa! Oh! Oh, oh!
Raccattapalle! Su, Jenny! Di chi hai paura? Di non battere il vecchio padre? Come che non mi vado a giocare che papà? Tvbb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 b
Le donne sono il sesso debole, lo sai anche tu, Billy? Sì! Oh mio Dio, stai bene! Hopper! Eccolo, andiamo, tesoro. Scusa, papà, è stato un incidente. E certo, siete due capocannonieri. Signor Hopper! Indovini un po', ho nuove lenti a contatto, ergo, adesso vedo meglio, ergo, vedo ancora i suoi sei animali illegali. Così va bene, occhio di lince? Andiamo, ragazzi. Ciao a tutti. L'ho trovato che gironzolava. Oops. Ciao. Forse è stato come quella volta che hai perso Jenny da Damesis. Mi hai persa? Non ho mai perso te. Avevo perso il contatto visivo con te. È durato per meno di un'ora. Vogliono stare da te. Vuoi tenerli per la notte? Davvero? Sì. Fico. E Rick e io dobbiamo festeggiare. Avete avuto i fondi? Sì. Wow. Sono molto felice per te. Grazie. Sai, io pensavo di mandarli da mia madre quando saremo in Ghana. Ah, allora andate davvero in Ghana? Solo per 3 settimane. Magari potrebbero passare qualche notte da te. Ragazzi? Volete dormire qui da papà? Sì! Ok. Bene. Buonanotte. Buonanotte, mamma. Buonanotte, mami. Buonanotte. Vabbè, allora. Buonanotte. Anche a te, Urlacchia. Ciao. Ciao. Ti piace la mamma? Per niente. Cioè, mi piace, ma non so se io piaccio a lei. Parla mai di me? Sei davvero strano. Ah, ecco la mia scena preferita. Signor Popper, ho preso lo champagne speciale come da lei previsto. Bene, deve filare tutto liscio al Guggenheim. Potrebbe essere la nostra ultima chance con la Van Gundy. E devo provvedere per la babysitter? Sì, assolutamente. Si tratta di un orario di lavoro standard, qualche leggera faccenda domestica e non si tolga il cappotto, morirà di freddo. Ma per quanto riguarda quando si occupa dei... Basta che li metta davanti alla TV. Perfetto. Sì. Allora, mi presenta, ragazzi? Certo, sì, venga con me. Eccoli là. Lei sarà a casa per le 10? Al massimo. Tenga sempre un film di Chaplin, li ipnotizza. Pronto, signor Popper? Come stanno? Si preoccupa come una giovane mamma. È adorabile. Sì, lo so. Ora spengo il telefono. Bene. Buonanotte. Sento grida, gorgoglii e rumori sordi che provengono da quell'appartamento. O il signor Popper ha invitato mia madre, o io sto perdendo la ragione. No, è senz'altro... Glielo dico io. Quell'uomo sta combinando qualcosa. Sento lo scalpiccio di piedini piatti da quell'appartamento. Mi sembra di sentirli anche ora. Mi scusi, Kent. Per me il signor Popper è un inquilino ideale. Ah!
bollicine. Dov'è l'obiettivo? Da quella parte, in prossimità del dipinto di Pissarro. Sei perfetta. Non ha mai visto i fiori della Vanguardia. Che piacevole sorpresa. Oh, signor Popper, vorrei poter dire lo stesso. È brusca, la cosa mi piace. Oh, la prego, la signora Van Gundy beve solo Krug. Oh, è vivo! Permette? 1992? Oh, è un'annata orrenda. Prendo quello offerto gratis. Selma! Oh, Terence! Congratulazioni, è una serata magnifica. Grazie. Hai superato te stesso. 92! Un'annata orrenda! Prendo quello gratis, Terence! Il gioco si fa duro. Oh, eccolo, c'era una frase gigante che cercava il suo punto. Signor Popper, se sta provando a convincermi a venderle il tavern, temo che lei perda il suo tempo. Non parliamo del tavern, perché non sono qui per questo. Signora Van Gundy, voleva sapere quanto valgo? Lo capisco. Signor Popper, questo è il più importante evento culturale della stagione. Ho organizzato questa serata con grande precisione e non tollero che qualcosa la rovini, specialmente lei. Penso che ormai si sia reso conto che io non intendo... Wow, wow, che splendido brano musicale suonano giù. Mi concede questo ballo di sotto? Lei è tenace, Popper. Gliene do atto. Spero riesca a starmi dietro. Certo, andiamo ora o ce lo perderemo. Prego. Oh, grazie. Quelli sono pinguini? Devono far parte della mostra. Comunque, se la birra cos'è questo rumore? Popper! Niente, niente, parliamo! Responsabile di tutto questo. Scommetto che è lei. Oh, è una sorta di protesta ambientalista. Ma che cosa dici? Io non c'entro niente con questi animali. È una vergogna. Ma le assicuro che io... Oh, non mi dica bugie. Ha visto? Non mi piacete, non mi servite, non mi voglio nella mia vita. Andiamo. Quell'uomo è un vero dilettante. Devo solo scegliere il momento giusto e poi fare il colpo. Pippi, il Guggenheim è stato un fiasco. Fammi avere un altro appuntamento con la Van Gundy. Presto. Stavo per dirlo io. Oh. Ehi, papà, vieni a giocare a nascondino. Conta capitano. Per me sono ancora in punizione. Che c'è? Che è successo? Niente, tutto bene.
Billy, dobbiamo andare. Janie, che è successo? Ho detto che va tutto bene. Ehi, lo so che non te l'ho dimostrato finora, ma sono piuttosto bravo a dare consigli. La mamma è qui, dobbiamo andare. Janie, dai! Voglio darti una mano. Davvero? Ok, senti qui. Madison ha lasciato Cooper Keegan per mettersi con Brandon. Cooper ha messaggiato Britney per vedere se io andavo al ballo della scuola e lei ha detto no, lei non viene. Così ora sembro disperata e scema. Fico, eh? Cooper mi chiederà di andare alla festa, ma non chiamerà mai. E Britney ha detto a tutti che Madison ha baciato Cooper. Poi ha saputo che anche a Britney piace lui, perciò non so che fare. Ecco tutto, che mi dici, papà? Beh, aspetta, chi è Britney? Britney è la PGA di Madison. La più grassa amica di Madison, chiaro, sì. Janie, aspetta, aspetta. Janie. Senti, tesoro. Forse non era destino. Non piangere per lui, ci saranno tanti altri ragazzi. Insomma, ti succederà ancora altre volte. Quando avrai la mia età, non ti ricorderai nemmeno più di Kevin Cooper. Cooper Kevin? Cooper Keegan. Kevin o Cooper? Cioè, scordatelo e vai avanti. Esatto. Fico, grazie. Mi sento molto meglio. È un buon consiglio. Sì, ma forse lei non vuole un consiglio. Forse vuole solo che tu faccia il padre e la ascolti. Ma il mio consiglio è pazzesco. Buonanotte, Popper. Peccato sprecarlo. Ripeti. Madison ha baciato Cooper Keegan. No, Cooper. Cooper! Cooper! Baciato. Che c'è? Non posso stare 30 secondi da solo. Che vuoi? Pesce? Chaplin? Oh, non devo indovinare. Devo solo ascoltare. Va bene, ti ascolto. Su, avanti, spiritoso. Che c'è? Che cosa vuoi? Non è giusto. Oh! Sono stato io? Ehi! È questo che cercavi di dirmi? Ehi, vuole provarci qualcun altro? Andiamo! Tu sembri bello, pieno. Aprire il varo bombe. Oh! Oh! Quella era una bella... Fermi! Fermi! Oh, venite! Oh, signore, ti ringraziamo per il cibo che stiamo per ricevere. Ti prego, usa il tuo immenso potere per bloccare lo scioglimento della calotta polare. Amen. Mi passate il sale? No, lo prendo io. Ciao ragazzi, guardate qui, siamo tutti pronti e punta tacco passo, punta tacco lancia, passo cambio, passo cambio, passo cambio, fine. Ma vince mamma mia perché qualcuno non è venuto alle prove, non faccio nomi. Tontino. È fighissimo. Più che fico. Sì, bel lavoro ragazzi. Qualunque cosa sia, io ci sono, tesoro. Rilassati, non è successo niente. A parte che Cooper Keegan mi ha invitato al ballo della scuola. Cooper Keegan? Oh mio Dio, mi serve un vestito. Oh, ma da? Uno? Che? Oh mio Dio, andiamo a comprarne uno. Tipo con te? Sì, assolutamente. Ok. Papà, faccio schifo con tutti. Beh, mi piacerebbe vederne uno. Facciamo una cosa, vieni qui nel salottino con quello che hai addosso ora. Così lo scegliamo insieme. Va bene. Wow, sei proprio uno schianto. Sì, certo. Papà? Sei un angelo. E piantala.
L'ho fatta io, eh? Come? Te lo spiego più avanti. Ciao, pinguini. Ciao, pinguini. Vi prendo la merenda. OMD. Papà. No. 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 Amoroso. Uova. Cioè, baby pinguini? Baby pinguini! Ho una frittata con uova di pinguino. Papà! E di chi sono? Quella è di Capitano e quella è di Urlacchia. E di Amoroso. Amanda! Questa è di Morbicchia. E di Vieni subito qui. Ciao! Oh, hai portato Rick? Sì, eravamo a cena fuori. Sii gentile. Ehi, distinti saluti, piccolo amico. Ciao, come ti chiami? Rick, Mordicchia, Mordicchia, Rick. Ciao. E questo chi è? Puzzoso. È il suo modo di salutare. Senti, ti aspetto in macchina. Vieni, devi vedere una cosa, andiamo. Che cosa devo vedere? Cosa? Soltanto un piccolo miracolo. No, aspetta, sono... Uova, ce ne sono tre. Wow. Già. Fantastico. Ehi, allora sei di nuovo papà, eh? In effetti è molto bello. Hanno usato quelle pietre per fare il nido. Sul serio? Tontino non ha ancora capito come si fa. Sì, però guarda com'è attento. Sai, devono separarsi per lunghi periodi per andare a trovare il pesce. Deve essere molto dura per loro. Ma dopo tornano sempre insieme. È bello. È naturale. Mamma, papà vuole sapere se vai a cena con lui. Che? Billy, non so se sia... Mamma, su, vai! Che ne dici di questa camicia? Mi fa sembrare pallido? Sì, li vedo. Fa freddino qui. Ma come ti permetti? Carino. E mi facevi uscire così, eh? Bell'amico che sei. Ho prenotato da Jean-Georges, il che è quasi impossibile se non ti fidanzi con Donald Trump. Cosa che non farò. Starete bene da soli? Non è che non mi fidi, ma... mi preoccupo, tutto qui. Oh. Piperoni? Adesso? Pretende puntualità. Ok, dille che ci sarò. Vuol dire che prenderò due piccioni con una fava. Era una metafora. Sì, preferiremmo sederci qua. Sì. Grazie. Oh, grazie. Prego. Cerchi qualcuno? No, sto osservando l'ambiente della sala. Non è cambiato in 30 anni. Ha un po' il fascino della decadenza. Ok, che cos'ha quel tavolo? Come, scusa? Sembra che tu abbia visto un fantasma. No, per niente. Tom, dimmelo. Ci venivo con mio padre ogni volta che tornava. Sì? Sì, quello era il nostro tavolo. Mi dava sempre i souvenir che mi portava dalle sue incredibili avventure di viaggio. Erano le uniche volte in cui riuscivo a vederlo. Grazie, papà. In effetti, beh, ricordi, a volte sono i peggiori. Siamo stati sposati per 15 anni e non me l'hai mai detto. Sei un uomo complicato, signor Popper. Non lo so. Credo che questo posto abbia ancora il suo fascino. Ora dove andiamo? Lo so io.
e tu lo troverai irresistibile. Oh, davvero? Sì. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Non abbiamo vinto una medaglia, ma ci siamo divertiti. Bello stile. Non posso credere che stiamo pattinando. Ho portato qui una ragazza una volta. Era chiuso, allora lei ha forzato la porta e rubato i pattini. Una ragazza pazzesca. Credevo anch'io. Poi è scesa in pista ed era un'imbranata. Forse voleva solo farsi notare. Ti ricordi la rimessa delle barche? Ah, la rimessa delle barche. Sì, faceva stranamente caldo lì. Sì, infatti. Già. E come? Non so come sia successo. Forse siamo solo inciampati. Ti sfido. L'hai fatto entrare. Aveva il distintivo. Il distintivo dello zoo. Guarda qui. Ehi! Si allontani dai pinguini. Questi uccelli hanno le uova, signor Popper. Devono fare un check-up veterinario. Ah, sì? Ma se mi arrabbio io, dovrà fare lei un check-up della sua faccia. Davvero? Ha uno strano concetto di come si tengono gli animali, signor Popper. Li piazza davanti alla TV? Sì. Chaplin, un classico. Ce n'è uno che ha fatto il nido nello scomparto verdure del frigo. Vede, non capisce niente. È il cassetto dei formaggi. Sandwich al filetto di sogliola con salsa tartara? Questa sarebbe la dieta sana per loro? Le prove, chiami sì e sai. Ce l'ha messo lei. Non hai idea del male che fa a questi animali. Oh, come se lei fosse un esperto di pinguini. Io sono un esperto di pinguini. Sì, ok. È ora che io li prenda e li metta in un ambiente adatto. Lei non gli dà ciò di cui hanno bisogno. Io gli do esattamente ciò di cui hanno bisogno. Cosa? Che cosa gli ha dato? Gli ho dato amore. Amore? Sì, sembra ridicolo quando lo dico, ma... Non sono bambini, signor Popper. Sono animali. Hanno bisogno di cibo, di neve. E ogni tanto uno di loro deve essere mangiato da un'orca. Ehi! Vuole sapere chi amano? Glielo dico io chi amano. Chiunque abbia in mano un pesce. Traditori. Si svegli, Popper. I pinguini possono sopravvivere solo allo zoo o nell'Antartico. Perciò, prima o poi, glieli porterò via tutti. Omega 3, Bippi. In questo i pinguini sono molto più avanti di noi. Signor Popper, sono perplessa. Questo è pertinente al problema Van Gundy? Van Gundy? Ah, prendi anche quelli. Tanti di quelli. La prego, mi dica che ha un piano. Io ho sempre un piano, Pippi. Sono freschi. Ah, davvero? E perché sento odore di ammoniaca? Signor Popper, ci fanno pressione perché lei progredisca. Potrei pensare io ai pinguini. Lei deve procurarsi la promozione. No, Pippi, mi devo procurare calamari. Tanti calamari. Oh, buongiorno ragazzi. I piccoli stanno arrivando. Dobbiamo essere pronti. Ai giovani pigoscelli ti serve una lastra di ghiaccio a 2 gradi sotto zero con un po' di neve sopra. Proprio così. Sono un esperto di pinguini. Ehi, in casa no, signorina, eh? E poi quando pressi questa roba potresti colpire qualcuno. Ehi, papà! Te la sei voluta, eh? Aspetta. Guarda quanto è lenta in questo cappuccio, guarda quanto è lenta! Prendo una penna, Popper. Le darò il numero di un'ottima ditta di traslochi. Ehi! Wow, mi sembra di sentire la mamma che ti chiama. Kent! Kent! Lei rimanda l'inevitabile, Popper. Riferirò tutto al condominio. Ragazzi, sveglia. Questa non potete perdervela. Che facciamo? Guardate. Wow. Bello.
Oddio. Sta nascendo. Ecco che esce. Sta uscendo. Guardatelo. Incredibile. Wow. Papà, guarda. Sì. Guarda, guarda. Papà, guarda, oh mio Dio, un altro. Mi ricordano voi, ragazzi. I Rangers trovano una via di fuga. Sono sul piatto libero. Ecco Crosby, davanti a lui nessuno. Oh, ma dai. Crosby insiste, eccolo. Oh, scusa. Ehi, papà. Ti ho preso il numero, eh. Oh, che paura. Amanda, questa casa va molto meglio, eh. O va a rotoli. Capitano aspetta ancora di diventare papà? Mamma. Sì, esatto. È femmina, ma può fare il capitano. Non tolleriamo discriminazioni qui. Ma davvero? Il cross-checking si fa. Cinque minuti per farlo personale. Non ci provare. Hai promesso di chiamarmi quando si schiude. Promesso. Manca poco ormai. Sta tranquilla, capitano. Il piccoletto se la prende comoda. E scommetto che sarà un grande volatile. Ti stai addormentando? No, per niente. Allora sono io. Dovresti proprio andare a dormire. Non lo lascio. È un popper. Buonanotte. Buonanotte. Oh, salve, ragazzi. Abbiamo lasciato 7 messaggi. Hai una brutta cera, Popper. Non abbiamo più saputo niente del tavern. Che hai combinato? Sono certo che Pippi vi ha detto che mi sono preso un brutto raffreddore. Polmonite? Spostati. Ma che... Se avessi avvertito della visita avrei dato una pulita. Magari col gatto delle nevi. La domestica viene il mercoledì. È diventato pazzo. L'ho visto già una volta. È successo esattamente lo stesso ad Howard Hughes. Certo, lei era presente. Popper, il tavern? Oh, il tavern. Il tavern è un progetto interessante. Ho tantissime idee per il tavern. Però ho un altro... Cerca di tornare in te. Hai la casa piena di pinguini. Lo so. Lo so. So che cosa sembra. Ma manca solo un altro uovo. E appena si schiuderà, sarò da voi. Franklin, da quanto lavoro per lei? Sa quante partite di calcio ho perso? E saggi di danza? Vale la pena rinunciare a tutto questo? Ci sono cose che non puoi perdere. Troppo tardi, l'abbiamo perso. Popper, sei licenziato. Ok. E tanti auguri per le tue future imprese, Popper. Molto gentile. Pinguino, uovo, emergenza, schiudere come. Succedere, me lo sento, sta per succedere. Succede adesso, sta per succedere adesso. Ora impongo le mani. Totale fiducia, fede totale. Andiamo. Ah. Wow.
Avevo cercato di avvertirla, signor Popper. Non è attrezzato per queste cose. Forse dovrebbe lasciare che me ne prenda cura io per un po'. E se la Statua della Libertà avesse un fidanzato? Ok, gente, basta battere la fiacca. Che vi prende, signori? Non avete mai visto uno zombie prima? Indovinato! È l'alba dei morti viventi. Mangio cervelli e do punti a tutti. Marshall, telefona alla commissione urbanistica e chiedi quando possiamo cominciare a costruire. Ricordagli la nostra donazione. Ah, non mi stanco mai di guardare New York da qui. Mi piace come avete rimodernato. Popper! Che sei venuto a fare qui? Una missione caritatevole, Franklin. Ho deciso di riprendervi. Tu ci riprendi? Ti abbiamo licenziato. Non vi preoccupate, tutto dimenticato. Permettete che vi aggiorni. Ho fatto il gioco duro con la Van Gundy. Ho detto ai figli che offrivamo 100 milioni e di renderle la vita difficile finché non accetterà. E così tornano a vivere con lei. La signora Van Gundy ha programmato una conferenza stampa per domani. Ci vuole tutti presenti. Se volete scusarmi, dobbiamo sistemarci. Popper è tornato. Oh, ciao, ragazzi. Ciao, papà. Ciao. Ciao, come stai? Già, papà, tutto bene? Sì, benissimo. Prima che entriate, voglio dirvi che c'è stato qualche cambiamento. Dove sono? Tutto ok, stanno bene. Sono allo zoo. E sapete? È il posto migliore per loro. Ora saranno in una piscina gelata con tutto il pesce che vogliono e una massaggia pinguini a disposizione. Il tutto con la voce narrante di Fiorello. Li hai fatti chiudere in una gabbia. Billy, sono uccelli. Non hanno emozioni come noi. Tom, non credo... Lascia perdere, mamma. Dai, ragazzi! Ci siamo divertiti, ma è ora di tornare alla realtà. C'è il calcio, c'è il ballo della scuola. Non vado a quella stupida festa. Cooper Keegan ha invitato un'altra. Janie, a volte i ragazzi possono deluderti. Non è lui che mi ha delusa. Janie! Ma che dovrei fare? Provare a sentire qualcosa. No, ti prego. Io mi sento benissimo. Ti ho visto con quell'uovo, ti ho visto. Quello non ero io. Era un sogno, Amanda, in cui le persone vivono coi pinguini, i bambini li amano e le uova si schiudono. Apri gli occhi. Accidenti. Li ho appena aperti. Ah, Rick voleva allungare il viaggio in Ghana, farlo diventare una vacanza. Per te va bene, Popper? Sì, assolutamente. Psicola! Signor Popper, siamo proprio in prossimità. Va bene. Oh. Ma dai! Mio carissimo Tommy, in tutti i miei viaggi non ho mai incontrato una creatura saggia come questa. Sai, quando ti vuole bene, resta sempre al tuo fianco. Mi dispiace, figliolo, di aver impiegato tanto per imparare questa lezione, ma spero che tu sia ancora in tempo. Dai ai tuoi piccolini un abbraccio da parte del nonno e tieneteli stretti finché puoi. Aquila pelata. Passo e chiudo.
Forza! Ragazzi, andiamo! Su! Non ci interessa la tua stupida conferenza stampa. Non andiamo alla conferenza stampa. Pardon? Autista, portaci allo zoo. Cosa? Andiamo a riprenderci i pinguini. Sì! Il signor Popper è in ritardo come al solito. Chiamalo. Chi? Cooper Keegan del cavolo. Ma papà... Tesoro, devi seguire il tuo cuore. Magari si spezzerà, ma così saprai di averne uno. Chiamalo. Papà, non mi piace neanche più ormai. Avevo imparato il nome. Comunque, grazie. Chiamala. Chi? La mamma del cavolo. Non mi piace neanche più ormai. Scherzavo, dammelo. Aspetta, scusa. Ciao, Janie, che c'è? Amanda, ciao! Senti, so che non te lo posso chiedere, ma ti prego, non andare in gana. Tom, scusa, mi stai prendendo in giro? Se parti con lui, poi diventa una storia vera e... non ti chiedo di rimetterti con me, vorrei solamente... solo un altro appuntamento. Rimani. Ed esci un'altra volta con me. Ti prego. Le pause sono un buon segno, ci sta pensando. Già. Dove mi vuoi portare stavolta, Popper? In un altro edificio storico da spianare? No. I ragazzi e io andiamo a trovare dei vecchi amici. Due bambini, un adulto. Due adulti, per favore. Mamma, sì! Allora due. Non montarti la testa, è solo un secondo appuntamento. E meglio che sia piacevole. Sì, assolutamente. Ok, eccoci qui. Ciao, ragazzi. Siamo venuti a tirarvi fuori. Ma non ci sono. Questi non sono i nostri. No, non sono loro. Dove sono i miei pinguini? La richiamo io. Ah, signor Popper, quelli non sono i suoi pinguini. Voglio una spiegazione, mascalzone. Perché non sono di là? Perché abbiamo già dei pinguini. Quello che ci manca è un emu. O un drago di Komodo. O una tigre del Bengala. Ma di che sta parlando? Scambi, signor Popper. Gli zoo li fanno continuamente. Come le squadre sportive. Senza scambi, come avrebbero fatto gli Yankees a vincere 27 campionati? Dove li state mandando? 3 a Washington, 3 a Tokyo e i due piccoli vanno a Dubai. Ma non potete dividerli. Sono una famiglia. Santo cielo. Sono solo uccelli. Solo uccelli? E l'aquila americana, allora? Anche lei è solo un uccello? Sì. Va bene, va bene. No, Big Bird è un Muppet. Senta, possiamo solo vederli? La mia famiglia è disperata. I miei figli sono distrutti. Vero, Billy? La prego, signore. Posso dirgli addio? No. Ragazzi, questa è la faccia di un bugiardo. Non dimenticatela mai. Senta, Popper, anche se volessi non potrei fare niente. Sono già partiti. Urlacchia! È proprio un bugiardo. Popper! Ci siete mancati! Tornate là dentro! Mordicchia! Brava! Signor Popper, i pinguini tornano nella cella frigorifera. No, per niente. Oh, che cosa ho qui? Chi vuole un bel pescetto? Sì, così. Su, andiamo. Venite, andiamo. Stavolta no. Almeno hai un piano. Mi scusi, ci conosciamo? Andiamo. Uscire! Perché ci avete messo tanto? Scusi, signore. Bisogna fermarli. Ti aspetto, hanno i sospettati. Ah, fammi pensare. Sono quelli con 8 pinguini. Bloccate 8 tutte le uscite. Ragazzi, avete voi i piccoli, vero? Sì, mamma, li portiamo noi. Scusate, contenimento aviaria infettiva. Influenza aviaria allergica. Molto brutta, diarrea. Vomito, diarrea. Meglio trattenere il fiato. Grazie per la collaborazione. Di qua. No. Di là. Ok, siate normali.
sinistra! No, sta salendo sull'ascensore! Sta andando sul tetto! Ferme, scusi signora, non può uscire da qui. Perché? Siamo entrati da questo cancello. Provoca un perturbamento. Mi dispiace, tesoro, dovrei capire un po' di più, capito? Uscita nord. Dovete usare quello sul lato nord. Grazie. Oh! Ehi, signorina! Signorina! Bene. Una bella formazione ordinata. Ok, state in formazione. Rimanete calmi. Che è successo? Mi punta un porco spino. Dove la punta? Sul posteriore. Dove sarete? Ecco la limousine. Restate in formazione. Sono all'ingresso sul retro, qui non ci sono. Ehi! Presto, rompete le righe! Rompete le righe! No! Alberto, mercante di schiavi. Non direi proprio. Non dimentica niente, Popper. No, non dimentico niente, no. Tom, abbiamo dimenticato di contarli. Ok, una cosa l'ho dimenticata. Stiamo prendendo quello sul tetto. C'è un pinguino sul tetto. Lo vedo anch'io. Qualcuno sul tetto. Ha fatto qualcosa. Capitano. Ma come è arrivato lassù? Pianino. Piano. Non posso guardare. Capitano! C'è riuscita! Capitano sta volando! Ma è incredibile! Ehi, perché? Ti fai male da solo? Perché? Ti fai male da solo? Non è carino per il direttore dello zoo? Ehi, sai una cosa? Sei in trappola come un animale. Che ironia. Ehi, no! Torni subito qui! Visto che roba? Bell'appuntamento finora. Siamo solo all'inizio. Autista, al Tavern on the Green. Eccomi, capo, eccomi! C'è qualcosa! Sono! Dialo. Sono! Ehi, fermo! Ci sono state tante voci ultimamente e sono qui per chiarire le cose. Ho sempre detto che avrei venduto il tavern solo se avessi trovato la persona giusta. Ecco perché sono qui ad annunciare... Aspetti... Non lo faccia. Forte, eh? Effetto rallenti. Volevo attirare l'attenzione. Signora Van Gandhi... Lei non può vendere questo posto. Lo so. Se lo vendesse a me, io lo butterei giù. E allora Freddy, Tito, Klaus e lo chef che somiglia a Babbo Natale finirebbero in mezzo alla strada. Lo so. Questo posto è un pezzo della storia di New York. È un pezzo della mia storia. Venivo qui con mio padre. L'altra sera ci ho passato il secondo primo appuntamento più bello del mondo. E preferirei tagliarmi le mani e ficcarmi lame negli occhi piuttosto... Aspetta, prima le lame negli occhi e poi le mani. E qualcuno mi dovrebbe aiutare a tagliarmi la destra, perché la sinistra sarebbe signor facile. Signor Popper, ma la smetta di parlare. Ok. Io non vendo. Ah, no? Mm. Ci siamo anche vestiti eleganti, eh? Ah, eccolo qui. Scusatemi, signori. Nat Jones, zoo di New York. Quest'uomo è un trafficante di pinguini rubati. Cosa? Di che sta parlando? È pazzo! Pinguini! È assurdo! No! Pinguini, per piacere! Ciao, Pippi. Credevo restassi in macchina. Hanno aperto la portiera. Ah. Ha tenuto questi pinguini indifesi sotto chiave nel suo appartamento. Quando ho tentato di salvarli è piombato allo zoo e li ha rapiti. Ho già visto questi pinguini, vero, signor Popper? Sì, temo di sì. Perché ce li ha? Conoscendola deve essere per un tornaconto personale. Sì, che nessuna somma può comprare. No, per l'amor del cielo. Il signor Popper e la sua folle famiglia credono che questi pinguini lo amino. Si sbagliano. Se questi animali dovessero scegliere tra l'amore e una succulenta sardina, sceglierebbero sempre il pesce. Io non credo. Scopriamolo. Ai pesci. Ci penso io. Oh,
forza, ragazzi. Venite. Su, avanti. Così, bravi. Andiamo, capitano. Vieni da Popper. Oh, ecco i miei piccoli. No, questo non prova niente. Forza, non lo arrestate. Per cosa? Per aver vinto? Facciamo così in questo paese? È su questo che si fonda l'America? Io non lo credo. Ben detto. Non lo credo. America, America. Avete tutti perso la testa. Ha infranto la legge. Amico, abbia un po' di cuore. Un po' di cuore? Io chiamo il capo della polizia. Io chiamo il sindaco. Oh, se permette, lo chiamo io. Michael? Che? Come stai, caro? No. C'è una piccola faccenda che richiede la tua attenzione. Andiamo. Adesso. Penseremo a proteggere i pinguini? Il signor Popper ha sempre un piano. Questa è una follia. Silenzio, smettila, strillone. Pippi? Quint. Piacere. Sensazionale. Bene, ci hanno concesso l'affidamento. Direi di sì. Signor Popper? Signora Van Gundy. Venite con noi, torniamo a casa. Congratulazioni. Il tavern è suo. Gliel'ho detto. Non dimentico mai un nome. Volevo solo essere certa che quel bambino non si fosse perso da qualche parte. Un bel lavoro, Popper. Ehi, hey, Franklin. Quando cominciamo i lavori per il nuovo palazzo? Non cominciamo. Ma come sarebbe? È davvero bello, Tom. Oh, grazie. Hai fatto un bel lavoro, papà. Ti ringrazio, Billy. Ma non è tutta opera mia. Io sono solo il genio. Allora, vi ho portati qui perché voglio dirvi una cosa. Parto per un viaggio. È una terra lontana. E potrei star via per molto tempo. Perciò sarà meglio che veniate con me. Che bello! Fantastico! E dove andiamo? Spero che sia un posto caldo. Non è caldo, vero? È abbastanza caldo! Perfetto! Guardate che spettacolo! È una riunione di famiglia! Guardate, la famiglia Amoroso, gli Urlacchia e i tontini! Ehi, papà, mi sa che a Capitano non piace qui. Non è niente, cara. Ti ci devi solo abituare, tutto qui. Oh mio Dio. Invece sta benissimo. Come lo chiamiamo? Beh, sarà un volatile pazzesco. Perciò, perché non... Aquila pelata? Eh certo, è una buona ragione per tornare. Sì! Hai sentito, capitano? Ritorneremo! Grazie, capitano. Sei il regalo più bello che abbia mai avuto. A presto.
Tranquilla, capitano, sarai un'ottima mamma. Sì, Tontino sarà un bravo papà. Niente male, Popper. Niente male. Sì, assolutamente. Like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. I'm on a roll, it's time to go solo. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town, that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slots like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose, magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Nessun pinguino ha sofferto nella realizzazione di questo film. Jim Carrey invece è stato morso senza pietà, ma se l'è cercata.